Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Oh, mi stava venendo un sonno sentendo Mahmood che diceva la notte. Sì, notte, infatti, la notte, no, Mahmood, ascolta, così. È piena mattina. Noi siamo svegli infatti. Qui dalle 6. Buongiorno, buongiorno Andrea Polazzi. Buongiorno. Non dovevamo esserci, ma ci siamo. Sei felice? Allora, io, come ti dicevo, questa prendetela come una settimana bonus. Una settimana iniziamo bonus. Quando ci pare, finiamo quando ci pare e non puliamo neanche i sanitari. E nel mezzo, chissà che cosa diciamo. Benissimo. Allora, vi diciamo solo prima di dare tutti i nostri contatti, perché insomma ci fa sempre piacere dialogare con voi. È la 27esima settimana decisiva per il candidato sindaco del centrodestra e del centrosinistra. No, penso che siamo... quello che ho scritto ieri? Sì, molto. Stamattina l'ho letto con tanta attenzione. Poi ho letto anche tutti gli altri commenti che sono arrivati. Cioè, siamo qui, diciamo, abbiamo deciso di io trascorro i giorni a contattare quelli che non ci mandano i comunicati. Lo so, purtroppo che poi magari c'è questa... si lamentano, ma perché non avete scritto? Perché non ce l'avete mandato? Esatto, non è difficile. L'ultima uscita è quella dei civici. I civici che hanno detto ci va bene Ceccarelli, i civici di centrodestra, che poi in realtà non sono tutti i civici, però noi non lo sapevamo perché non ce l'hanno detto, quindi allora questa settimana, Andrea, faremo anche una cosa. Sì. Te lo dico già da ora. Se non li scelgono loro, li scegliamo noi. No, andremo ad analizzare nel dettaglio le eventuali fotografie che i candidati potrebbero utilizzare per mostrare il loro volto in città. Lo faremo per come sono vestiti, per come si propongono. Per l'uso di Photoshop, insomma, però dateci qualche altro giorno perché li vorremmo avere questi candidati. Ma adesso, prima di parlarne con dovizia di particolari in questa 27esima, potrebbe essere la 27esima settimana decisiva, secondo me anche di più, perché comunque insomma è da gennaio che ne parliamo che potrebbe essere la settimana decisiva, quindi sì. 337 511 336, questo è il numero per i vostri sms e whatsapp. Noi siamo felici se ci arrivano dei commenti, perché questo ci aiuta anche a confrontarci. Poi ormai sapete che la nostra è una trasmissione dove tutti possono sentirsi protagonisti. 0541 785 785, invece il nostro numero di telefono, e poi chiaramente c'è la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, la nostra piattaforma Icaro Play, per cui insomma avete la possibilità, se lo desiderate, di poterci seguire un po' dove vi capita. Ah, non riesco a vedere bene questo foglio. Esatto, partiamo dalle notizie di attualità. No, ma è uscita oggi sulle pagine del Sole 24 Ore la consueta classifica sulla qualità della vita, che a quanto adesso ho scorso velocemente delle note che ci hanno inviato, è diversa rispetto agli altri anni, perché divide per categorie di età le 107 province italiane, fa una graduatoria per ognuna di queste, di queste categorie. Di età. Allora, perché c'è la classifica per la qualità della vita bambini, giovani, anziani. Ah, ci sono solo tre categorie? Noi risultiamo? Secondo me bambini... Sì, ma i giovani, fino a che età arrivano? Questa è la cosa interessante. Io mi sento anziano. Adesso è scritto troppo piccolo. Lente di ingrandimento. Quindi vi daremo dei dettagli. Quello che vi posso dire è che Rimini non è che se la passi bene in nessuna delle classifiche. Adesso non la trovo in quella per gli anziani, ma... Non la trovo neanche. È 91esima su 100... quella per gli anziani. 91esima su 107 in quella per bambini. No, ma come? Noi siamo 97esima su 107 in quella per giovani, e se non sbaglio è intorno alla 67esima, ma sempre nel senso su 107 dove, province. Dove il primo è la meglio. È certo, sì. Ma solo che mai? Il primo non si vede perché la nostra stampante non funziona, ma adesso cerco la notizia più dettagliata. Ma com'è? Come mai è così? Non so come mai è così. Poi i bambini, noi siamo family friendly da sempre. Come mai adesso i bambini non ci stanno bene qua da noi? Noi siamo baby gang friendly. Baby gang? No, ma cioè, quelli... non so però se quello rientra nella classifica. Ma come mai hanno cambiato così? Hanno deciso di cambiare. Io vorrei però sapere che sia la fascia 40-50 è tra gli anziani o tra i giovani, perché già questo farebbe stracciare, secondo me, questa classifica. Non riesci a trovarla. Cioè, quando si parla con calma, adesso pronti via. Cioè, ti ho detto che è la settimana bonus. Va bene. Allora. Piano piano, allora intanto io vado a condividere, facciamoli insieme, intanto diamo il saluto, anche il buongiorno a chi già ci ha scritto, ad Antonio, a Sabrina, che sono stati i primi a raggiungerci con i loro saluti all'inizio di questa settimana Facebook rovente, perché comunque si prospetta un'altra settimanuccia bella bella calda, ci dicono le previsioni del tempo, per cui insomma se trovate un bel posticino fresco e refrigerato dove poterci ascoltare, quindi forse è meglio il banco frigo al supermercato ascoltate la radio mentre con la faccia siete
sopra i gelati. Marea di persone che cercano gelati e surgelati in questo periodo, tutti con la faccia dentro. Esatto, infatti. Bene, allora adesso vado a condividere. Tu che cosa fai? Ah, dovrei condividere anche io, mi ero dimenticato. Facciamolo tutti insieme, dai. No, volevo dire che, insomma, sfruttando anche quanto ci scrive il nostro amico Gabriele, settimana ottima dal punto di vista dei nuovi casi, tra l'altro con una domenica che ha visto in base al bollettino ci diffuso queste buone notizie. La provincia di Rimini covid free, usiamo questo termine, perché per non giorno. Ci sono stati nuovi contagi, non ci sono stati decessi, ce n'è stato uno di decesso in tutta la regione dove i casi sono stati poco più di 60, stabili i ricoveri, però ieri per quanto riguarda la nostra provincia credo che a memoria non sia mai accaduto da quando è scattata la seconda ondata pandemica che ci fosse lo zero nella casellina. Ricordo che molte volte nella scorsa stagione estiva eravamo arrivati a scrivere il doppio zero eccetera eccetera. Da quando è poi a ottobre era ripartito tutto, non c'era più stata occasione. 15 casi in tutta la scorsa settimana, li avevamo in un paio d'ore qualche mese fa, contro i 49 della settimana precedente. E l'ultima volta in cui la nostra provincia ha visto il medesimo dato era il 22 settembre 2020, quindi zero nuovi casi in 24 ore, ce lo dice sempre Gabriele. Diciamo che dati confortanti, buone notizie che vanno date, perché insomma per tanti mesi vi abbiamo dato pessime notizie per quello che riguarda l'evoluzione della pandemia, soprattutto in queste ore, in queste ultime ore in cui c'è una certa preoccupazione in giro per l'Europa, per la variante Delta, perché insomma ce ne sono anche di focolai, di piccoli focolai in Italia. Ora speriamo insomma che tutto si risolva al meglio anche per le persone contagiate, però c'è una certa allerta, tant'è che ad esempio si sta pensando di cambiare le scelte per il Green Pass, di non darlo solo per avendo ricevuto la prima dose, perché no, me lo riprendono indietro? Sì, perché sulla variante Delta sembra che una dose sola non sia sufficiente. Poi ci sono i dati anche di coloro che si contagiano benché siano vaccinati, vabbè, anche quello può capitare, sappiamo bene che il vaccino non ci rende completamente immuni, ma magari ci fa fare un percorso di malattia più rapido, più veloce e soprattutto meno grave. Però vedo ad esempio, insomma, si parla tanto di riaperture e quant'altro, poi nella giornata in cui, giustamente lo diciamo perché ne abbiamo parlato anche noi, gli operatori del mondo della notte dicono: ma qui ci stanno prendendo in giro, perché continuano a dirci sì riapriamo con tutte le regole e le cautele del caso, creando anche non pochi problemi agli stessi imprenditori del mondo della notte. D'altra parte si legge di questo mega focolaio a Maiorca, fatto di feste, di ragazzi che erano andati a passare insomma le giornate. Maiorca è l'ultima destinazione estera dove sono andati in vacanza, dove nel 2019. Belli 2019, quando si andava in vacanza. Io ho fatto una bellissima vacanza nel 2019, forse. Benissimo, è quello. Parlateci per la della vostra ultima vacanza. Sì, dai, bella questa cosa. Qual è stata la vostra ultima vera vacanza? Cioè non quelle raffazzonate sì, all'ultimo. Io ho avuto la fortuna novembre 2019 di andarmi a vedere, Andrea aiutami il titolo, della manifestazione di tennis che c'è stata a Londra, che adesso ci sarà poi a Torino, si chiamano così, non volevo sbagliare le ATP Finals, esatto, ma quella è stata proprio un due giorni. Poi tra l'altro tu che non conosci neanche le regole del tennis. No, io le regole del tennis le conosco bene, tra l'altro ho visto una bella partita in questo luogo splendido dove la fanno O2 Arena. Yes, esatto, e bello, mi è piaciuto e tanto. E da quest'anno sono a Torino. Ed eravamo a Londra a fine novembre, a inizio novembre mi pare. Però insomma, quest'anno sono a Torino. Sì, è vero, quest'anno faccio prima, sperando che ci siano le condizioni per poterci andare. Quindi se volete essere ludici con noi, parlateci dell'ultima vacanza che avete fatto, ma la vacanza coi fiocchi, cioè che eravate partiti magari con l'aereo, con il camper o con l'automobile, però insomma non per farvi il fine settimana, ma per fare una vacanza seria. Condividetela con noi, insomma ci farebbe piacere. Immaginiamo per tutti che sia insomma quella bella fatta bene, forse 2019, anche se nel 2020 tante persone hanno viaggiato e sono andate in vacanza. Bisogna vaccinarci, scrive Stefano, altrimenti a settembre-ottobre si torna a piangere, ne mancano ancora molti all'appello. E infatti Stefano hai proprio ragione, anche perché le indicazioni che arrivano anche dalle ASL, la nostra stessa ASL Romagna, i responsabili dicono: in questo momento in cui il virus morde meno, soprattutto nella nostra zona, in molti dicono vabbè la vaccinazione sì, magari la rimandiamo, vediamo come
come va, vediamo come va l'autunno. Invece il problema è che poi all'autunno ci potremmo trovare tutti con dei grandi guai da dover affrontare. Più che altro ieri leggevo le agenzie da un paio di giorni e mi ricorda molto la situazione che si era creata nel corso dell'estate 2020, quando da noi tutto sembrava passato, andavamo a guardare le notizie, leggevamo in Australia e così, e poi negli Stati Uniti e in Sud America, dicevamo adesso tocca a loro, noi invece abbiamo già dato. In realtà poi è arrivato settembre-ottobre e ci siamo ripiombati anche noi. Ecco, siccome insomma memori di, come stanno dicendo molti, di quello che è accaduto lo scorso anno, non facciamo gli stessi errori. Anche perché il vaccino ci sta proteggendo, cioè chi è vaccinato si può dire, almeno le persone insomma che hanno fatto tutte le due dosi, è passato anche il tempo della seconda dose, non è un'immunizzazione al 100%, ma anche se fosse al 60-70%, pensate quanto sarebbe più facile gestire anche eventuali ondate. Poi, da oggi tra l'altro appunto lo stop alle mascherine, che però non vuol dire appunto girare senza portarla dietro, anche perché secondo me sono fatto anche quest'idea che l'obbligo della mascherina all'aperto sia stato proprio introdotto in parte quantomeno per ovviare al fatto che, non essendoci l'obbligo all'aperto, molti se la scordavano, se la dimenticavano, uscivano senza, perché era stato prima introdotto l'obbligo di portare sempre con sé la mascherina, più difficile da controllare. Invece abbiamo visto in questi mesi forze dell'ordine anche semplicemente dire alza la mascherina o indossa la mascherina. Con anche episodi alcune volte spiacevoli. Però insomma il fatto che adesso non ci sia più l'obbligo all'aperto non vuol dire che non va più portato. Invece io già mi immagino tante scene, ci hanno già detto che in alcune zone, il mare in primis, comprese le attività nelle quali anche negli stabilimenti balneari andrebbe indossata la mascherina, già da settimane era praticamente... Non è semplice, diciamo che lì c'è tanta aria al mare, quindi insomma magari giustifica così, esatto. Nei bar. Infatti, è proprio così. Però insomma ci sono dei luoghi dove la mascherina continua ad essere obbligatoria, per cui portiamocela almeno sempre dietro, poi può darsi che ci sia qualcuno. Però insomma io accennavo questa questione della variante Delta perché vedo contagi tra i tifosi di Finlandia e Danimarca, se non vorrei dire insomma due, però sono comunque due zone lassù finniche più o meno, che insomma poi nuovi contagi importanti in Sudafrica, mai così tanti morti in Russia, cioè attenzione a quello che sta accadendo attorno a noi con una variante Delta che sappiamo la settimana scorsa la provincia ha detto sarà monitorata, la regione che sarà monitorata su tutti i casi. Proprio l'assessore Donini ha detto, visto che in questo momento i contagi non sono alti, ci permette di valutare, di fare delle valutazioni più specifiche con un impiego di risorse proprio su questo versante, per cui saranno verificate tutti i nuovi contagi per vedere se sono da variante Delta oppure no, e anche questo insomma fa la differenza. L'ultima vacanza bellissima, cambiando argomento, ce lo scrive Colomba. Sì, mio marito ed io l'abbiamo fatta la prima settimana di settembre nel 2019 nel Cadore. Abbiamo fatto da mangiare a circa 80 ragazzi in campeggio e siamo stati benissimo davvero. Speriamo di poterci tornare presto. Fantastico questo ricordo. Condivideteli con noi. A me viene la nostalgia se penso alla mia vacanza del 2019, devo dire la verità, perché sì, ci sono dei bei ricordi che tutti noi abbiamo legati alle vacanze, quindi fateceli sapere. Condivideteli con noi. Che se ne dica, la terra è tonda. Sì, mi pare. Anzi, è uno sferoide oblato, non è piatta, quindi se si parte da est e ci si muove verso ovest senza fermarsi, ci si ritrova nuovamente ad est. Così è la circolazione del virus. Ok, perfetto. Grazie Gabriele per questa visuale. Questa parte di georeferenziazione del virus, per cui insomma, no, io sinceramente quando ho letto di Maiorca che è caldo, tu Andrea ci sei stato, caldo che da noi, no? Sì, è una delle località solitamente scelte in certi periodi dell'anno dai giovani in particolare. Come te. No, io sono andato nel periodo più dedicato alle famiglie, però ci sono alcuni periodi dove comitive di giovani, in questo caso erano gite scolastiche, si ritrovano proprio lì in alcune zone. Sì, credo che abbiano festeggiato la fine dell'anno scolastico, però insomma 850-900 contagiati, non so se quanti migliaia di ragazzi tra l'altro in quarantena, proprio per evitare che la cosa si diffonda ulteriormente. Non so se sia da Delta o non Delta, però ecco che è una situazione particolare. Poi appunto anche tra i tifosi, con l'alta attenzione che c'è giustamente sull'europeo, sulle persone che magari con la fase finale a Wembley. Infatti appunto diciamo che motivi di allerta, di attenzione ce ne sono, e quindi è bene insomma mantenere per chi se la sente perché in questo momento in realtà sarebbe da mantenere per lo tutti. So però sai, in questo momento è molto difficile dare indicazioni di questo tipo, perché altrimenti ecco sempre quelli che danno, magari poi invece nel loro sono sempre in giro senza mascherina. Io credo che appunto alla luce di
quanto successo nel 2020, anche chi adesso giustamente si gode quella libertà che ci siamo tutti guadagnati rispettando determinate misure, debba avere comunque un occhio, una particolare attenzione, perché nel 2020 si poteva anche pensare, ok, è finita qui, è giugno, non c'è più niente, finalmente il virus è andato, esatto, in vacanza, sceglierà altri paesi e noi siamo liberi. Abbiamo visto che non è così, quindi insomma questo l'abbiamo visto, l'abbiamo imparato sulle nostre... Tu dici un po' di cronostoria, tra l'altro molto recente, potrebbe esserci d'aiuto. Credo che possa essere d'aiuto per affrontare al meglio questa stagione, fermo restando che la stagione ci deve essere e che già le ultime notizie arrivate, parlando anche di turismo, non hanno dato delle grandi indicazioni al nostro territorio con questo Sputnik che di fatto, lo ha detto Draghi stesso, probabilmente non verrà riconosciuto dall'EMA. Quindi sarebbe necessario per i turisti dell'est, perché ricordiamo che poi non è che si sono vaccinati tanti. Esatto, Russia, infatti, chissà se magari adesso... Il tampone 48 ore prima, però adesso è stata introdotta la quarantena per chi arriva dalla Russia e leggevo ieri anche sulle pagine del Corriere, se non sbaglio, un'intervista all'amministratore delegato di Ariminum, preoccupato, dicendo certo, in aeroporto qualcosa inizia a muoversi, specie per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa e quant'altro. Certo che queste notizie che arrivano dalla Russia, che è un po' lo zoccolo duro di arrivi e presenze della nostra struttura, non è un dato positivo. Faceva l'esempio di, se non sbaglio, Pobeda, che riattiverà da luglio, domenica prossima, un volo settimanale, però l'intenzione era quella di fare un volo quotidiano, ovviamente... Se uno si deve fare la quarantena non è semplice, vista anche la situazione. Comunque noi andiamo a salutare anche Alberta e Adanella che ci fanno arrivare, certo, il loro buongiorno. Io andrei al sondaggio di oggi. Alle 9.27? Sì. Ah, ma ricordiamo che oggi non essendo ci faccio cose vero gente, noi volendo possiamo andare avanti fino a mezzogiorno. Ma sì, no? Certo. Con tutte le notizie che abbiamo. Infatti, allora, attenzione, perché si sta ponendo il problema della spiaggia. Perché ci sono tante persone che stanno arrivando, che vengono a trovarci per passare qua il loro tempo, e questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino, non so se è un po' un titolo ad arte, però mi ha sollecitato una domanda. Perché? Perché parla la presidente degli albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis, il problema è che già in questo momento le spiagge hanno l'overbooking per le settimane centrali dell'estate, c'è tanta gente insomma che chiede ombrelloni, lettini e quant'altro, e quindi molti operatori del settore balneare non vogliono fare il pacchetto con gli alberghi, quindi insomma diciamo che chi arriva in albergo poi già di per sé nel pacchetto ha incluso anche lo sdraio e l'ombrellone in spiaggia. Sì, di solito a prezzi calmierati. Esatto, proprio così, loro dicono in questo momento siamo un po' in difficoltà, quindi c'è tutto questo affair, però quello che dice, la cosa che mi ha colpito in quello che dice la presidente Rinaldis riguarda a chi bisogna dare la precedenza, se lo stabilimento balneare è pieno e soprattutto lei dice quando è che c'è il pienone nel fine settimana, quando oltre ai turisti ci sono anche i residenti, lei dice o comunque fa intendere che la precedenza bisognerebbe darla ai turisti e i riminesi vanno con, non so, quindi io vorrei fare questo sondaggio, non so, mi permetta Patrizia, magari è stata letta secondo me un po' in modo un po' sintetica la sua dichiarazione, però quando si va in spiaggia l'ombrellone, adesso dobbiamo modellare Matteo Monaretto una domanda che ci stia nel spazi. Dobbiamo modellare. Sì, e tu modellare vuoi modellare domanda in diretta. Allora facciamo così. Io modello con Matteo Monaretto. Noi tra poco. Apriamo una parentesi di cronaca. Parliamo di truffe. Ah, ecco. Perché due titolari. Proprio. No, però così puoi ragionare, no? Va bene, ragiono. Va allora, bene. Due titolari di rivendite di auto usate riminesi sono finiti al centro di un'inchiesta della procura per una serie di truffe ai danni di ignari compratori. La notizia è emersa nella giornata di sabato e vi proponiamo il servizio. Auto usate con chilometraggi limitati e in vendita a un prezzo contenuto. Quelle che apparivano occasioni da non perdere in realtà erano delle vere e proprie truffe ai danni degli acquirenti. È l'accusa di cui devono rispondere i titolari di due rivendite riminesi di veicoli usati, denunciati a seguito di una lunga indagine che ha permesso di scoprire un collaudato sistema per raggirare i clienti in cerca di un'auto usata a prezzi competitivi. A chiudere il cerchio è stato il personale del reparto infortunistica della Polizia Locale di Rimini, al termine di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Paola Bonetti e dal GIP Vinicio Cantarini, che ha visto impegnati gli uomini del reparto mobile da febbraio a giugno.
accertamenti che si sono conclusi con la denuncia dei titolari di due società riminesi di rivendita che dovranno rispondere, tra le altre accuse, del reato di frode nell'esercizio del commercio. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo delle vetture ancora in possesso dei due concessionari. Tutto è cominciato a fine gennaio con una segnalazione di un potenziale compratore che, allettato dal chilometraggio limitato di un veicolo al quale era interessato e dal basso prezzo, si era convinto ad acquistarlo. I chilometri rilevati in sede di ultima prova di revisione, però, avevano evidenziato un'anomalia. Infatti, erano decisamente più alti rispetto a quelli dichiarati dai venditori. Grazie ad un'attività tecnica fatta di controlli telematici e incrocio delle informazioni con le banche dati nazionali, è emerso come i concessionari avessero escogitato un metodo quasi infallibile per poi sottoporli a prova di revisione, così da poter certificare il nuovo chilometraggio. Una sorta di garanzia per l'ignaro compratore che poteva così verificare come il chilometraggio dichiarato corrispondesse con quello riportato sul tagliando della prova di revisione. Stando alle indagini, almeno alla metà delle auto usate in vendita era stato ritoccato il chilometraggio. E non si puoi fa non però, fare i ritocchini, ma in questo non periodo però i ritocchini... Ma qua è un conto, non è che fai la modalità bellezza con la macchina, esatto. cioè puoi fare una foto con la modalità bellezza al contachilometri, dove lì in automatico il telefonino ti diminuisce, esatto, il chilometraggio. Potrebbe essere un'idea. Allora, a questo lo punto lo puoi fare con le mie rughe che, ma tu sei bellissimo, certo. Un uomo che è una garanzia, con una garanzia, un fascino che cresce con l'età, lo dai. Dicono tutti, il tuo fan non club lo dice, è il mio fan club. Poi quando parla fuori fa: ah, ci voleva però uno come Lamberto che alzasse un po' la media in questa struttura, dove siete proprio veramente gli uomini di questa struttura. No, degli sciattoni. Attenzione, perché tu stai dicendo una cosa che io non ho detto, e quindi certo. Stai adesso abusando siamo delle in mie politica. Parole, così come forse sono state mal interpretate le parole della Presidente. Però noi abbiamo lanciato noi comunque abbiamo il sondaggio, deciso di lanciare un sondaggio, perché così. Questa, lo ricordiamo a tutti, non è una settimana normale di Tempo Reale, ma è la settimana bonus, come nei CD, no? C'è il bonus track. Esatto. Ecco, questa è la settimana bonus, quindi noi iniziamo quando vogliamo, finiamo quando vogliamo, siamo in attesa che ci dicano i candidati del centro-destra e del centro-sinistra. Ci teniamo a tenervi compagnia perché più possibile. Perché io so ci sarà un giorno in cui vedremo arrivare insieme il segretario provinciale del Partito Democratico, sì, con una busta. Dall'altra parte ci sarà tutta la coalizione del centro-destra con una busta, ce la consegneranno in diretta e noi faremo come nei grandi reality il candidato della coalizione di centrodestra alle amministrative 2021 apri la busta e non c'è scritto niente dentro. Pubblicità poi rientri. Sai quanto e costa quella pubblicità? Se volete partecipare a questo grande momento di TV, sponsor chiamate. Time, esatto. Allora apriamo anche la fase delle sponsorizzazioni per Tempo Reale, anche per la prossima stagione. Chiunque voglia fare pubblicità all'interno di questa trasmissione, ma anche personale, cioè anche nel senso, personale, se uno ha sì. 50 euro da spendere, così, non so, vuole promuovere il ma suo anche orto, anche meno, noi prendiamo tutto. Noi sì, ma non so, anche solo delle nuove tecniche che vi siete inventate, noi prendiamo tutto. O cioè, vuole promuovere anche se stesso, perché noi facciamo bella un po' presenza, esatto, facciamo un po' il grau, cerca anima gemella, noi facciamo va bene tutto. Il grau founding, il sì. grau o il grow, allora gruo, sì. Allora attenzione, vai, questa attenzione. Mattina che cosa leggiamo dalle cosa pagine leggiamo? Del Carlino? Ombrelloni pieni, la precedenza ai turisti, ma l'hai già detto. Ma lo ripeto, ma perché qualcuno magari arriva adesso. Parole dette dalla presidente degli albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldi, che le dice: i momenti più critici si verificano nei weekend, quando all'utenza turistica si aggiunge quella del territorio. Va trovata una soluzione, fermo restando che è prioritario dare una risposta al turista, che siano deroghe o altro. Ad esempio lei pensa al fatto per la spiaggia di Rimini, sappiamo che gli ombrelloni sono posizionati a maggiore distanza rispetto a quelli che sono gli obblighi della regione vista la pandemia, però chi viene in vacanza va data la possibilità di stare in spiaggia. Quindi il nostro sondaggio di oggi tra il serio il faceto è questo: ombrelloni e lettini in spiaggia, precedenza ai turisti o ai residenti? Le possibili risposte sono turisti, residenti. La terza è proprio siccome molto... la terza non poteva essere, i tempi non sono ancora maturi perché l'estate c'è e anche sta portando con sé un discreto caldo, e la terza possibilità è turisti solo se facoltosi, cioè quindi arrivano dal bagnino, lui cerca di capire quanto sarebbero disposti a pagare per un ombrellone. Vabbè, la mettiamo anche questa, è un modo simpatico, Andrea, è un sondaggio simpatico. Quindi votate, votate, votate. Io ho votato,
turisti solo se facoltosi. Ma col telefono non mi fa e mi ha scritto errore voto. Anche non me lo vuol far dare questo voto. Matteo, cerca di capire. Io avevo scritto residenti e mi dice avevo voto. Non li vuole i nostri voti. Forse ci sono degli errori. Ma Matteo, mi raccomando, verifichiamo che il sondaggio sia aperto. Matteo, perché quelle tempo. Migliaia di persone che vogliono votare. Dagli tempo. Cioè, lui ha bisogno dei suoi tempi. Allora, hai trovato questa classifica sulla qualità della vita? No. Non l'hai neanche cercata. Con calma. Adesso parliamo di politica, dai. Santo cielo, parliamo di politica. Parliamo di politica un attimo. Vai, sono pronta, ti ascolto. Ascoltami, intanto non è che c'è molto da dire, perché sarà la settimana... È la settimana decisiva. Questa è la settimana questa decisiva. Questa sera, non sappiamo l'ora, perché non è un annuncio televisivo. Questa sera ci sarà la direzione... Alle 20:35 su questi schermi. No, non, sarebbe bello immagini però, eh. Fare una direzione in diretta. Quello sì che sarebbe mandiamo uno scoop. Mandiamo un mini drone con telecamera sopra. Sai che facciamo il picco. Vabbè, direzione comunale del Partito Democratico. Presente anche Francesco Boccia, che è il responsabile del PD enti locali a livello nazionale. La sua presenza dovrebbe dare un'ulteriore garanzia del fatto che questa sera dovrebbe avere una soluzione, che però potrebbe essere o la sintesi alta... No? Cioè nel, sì, senso sì. Far, nel senso che chi urla di più, no, dicendo sintesi, è quello alta, più alto il tono, che potrebbe voler dire il ticket sindaco, vice sindaco, Sategolvani, Petitti, vabbè, perché non sappiamo oppure che cosa significhi. Il famigerato terzo nome che metta d'accordo tutti, si dice, perché che pare diciamo sia che andato sono, in vacanza il terzo sono, nome, sì, ma perché uno che di cognome fa terzo nome. Ed è andato in vacanza, ha preso il green pass ed è andato. Sono Giuseppe terzo nome, mi state cercando da un da po' da tempo, vai, vabbè, procedi. In ogni caso la soluzione potrebbe essere quella appunto di sintesi alta, non c'è niente da scherzare, alla fine io capisco che chi c'è dentro sia un attimo esasperato, però noi siamo arrivati altri. A quel livello di situazione che se non ci scherziamo sopra, che ne parliamo a fare, d'altra parte funziona così, no? La vita, bisogna scherzare su tutto. L'altra alternativa è quella di andare a quelle primarie che per tanti mesi abbiamo sentito una buona fetta di coalizione, di Partito Democratico non voleva, però piano piano si è fatta larga anche largo quella parte, in modo particolare i sostenitori di Emma Petitti, che invece le primarie le vorrebbe. Non ho ancora capito, però questo forse è una mia mancanza, in tutto ciò come si inseriscono quei nomi che erano usciti dal tavolo di coalizione, vale a dire quello di Nazareno Gabrielli proposto da Coraggiosa e quello di Marco Affronte proposto dai Verdi, in tutto ciò, cioè nel senso nell'eventualità di primarie, quindi saranno primarie di coalizione che vedranno quindi due esponenti del PD e due di coalizione, oppure... Visto che chi sostiene, ad esempio, Gabrielli sono stesse realtà, come siamo Rimini e Coraggiosa, che avevano dato il loro appoggio praticamente ad Emma Petitti, certo. Quindi vireranno sull'uno dei due. Emma Petitti si chiamerà fuori. Non abbiamo capito. Però ci auguriamo domattina di poter avere, magari, se effettivamente ci saranno domani delle soluzioni, qualcuno del Partito Democratico, un Partito Democratico che nei suoi vertici locali in queste settimane, in questi ultimi una decina di giorni, è stato molto abbottonato, quindi non sono uscite voci ufficiali, speriamo che qualcuno ci possa dire domattina in effetti come sono andate le cose e se c'è un nome del candidato oppure c'è un percorso definito per andare a sceglierlo con, a questo punto, la modalità delle primarie. Molto bene, perfetto. Per quanto riguarda il centrodestra, sì, che per settimane aveva fatto trapelare poco a livello di note ufficiali e aveva comunque più volte ribadito la propria unità, la propria coesione e quant'altro, diciamo che l'uscita di una settimana fa del segretario della Lega Nord Romagna Morone, che ha proposto come civico l'ex sindaco di Bellaria e Giamarina per due mandati Enzo Ceccarelli, ha un po' creato dei dissapori, almeno questo pare guardando esternamente, all'interno della coalizione, perché la rimostranza non riguarda la figura di Ceccarelli, che viene portata avanti in modo particolare da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma riguarda il fatto che Ceccarelli non possa essere considerato un candidato civico. E loro dicono, ieri c'era un'intervista anche a Nicola Marcello sulle pagine del Corriere, Ceccarelli è un candidato politico, il nostro candidato civico è Gianni Indino.
Questo dicono Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ricordiamo che poi ci sono altri nomi politici sul piatto, che sono quelli di Alessandro Ravaglioli sempre per la Lega, che sono quelli di Nicola Marcello e di Giorenzo Renzi per Fratelli d'Italia. Poi a seconda delle giornate ne emergono altri e altri meno. Sembra un pochino tramontata, viste anche le ultime mosse, l'ipotesi che il candidato possa essere ad esempio Lucio Paesani per il centrodestra, perché viene indicata la sua lista come fondamentale per arrivare ad una vittoria del centrodestra, ma allo stesso tempo non viene indicato lui come candidato. Noi l'avevamo sentito anche in diretta a Tempo Reale, lui aveva manifestato una certa perplessità sui nomi che erano emersi, e quindi vedo complicato che possa, ma insomma in questo periodo tutto può essere, però tutto sembra che questa ipotesi sia un po' venuta meno. Quello che sembra è che in settimana, se non si troverà una convergenza sul civico, quindi sul candidato civico che possa unire la coalizione in senza un'altra rimostranze, settimana tutta intera? No, credo di no, credo che sia a livello appunto di giorni, mi auguro, vada la decisione a spostarsi in quel sul di Roma tavolo nazionale. E a quel punto il tavolo nazionale deciderà sulla base dei nomi politici arrivati nei dossier che le forze di coalizione hanno fatto arrivare. Nel frattempo poi anche nel centrodestra si è creato un po' di divergenza tra le realtà civiche, perché quelle che fanno capo a Cosimo Iaia e a Davide Frisoni hanno incontrato Enzo Ceccarelli e hanno detto sì, lui può essere il nostro candidato, in questo momento il nome che ritengono più credibile, e hanno parlato a nome dei civici su questa nota che a noi non è arrivata, quindi non possiamo valutarla, mentre la lista Città Metropolitana ha detto beh, loro hanno parlato per i civici ma non hanno parlato per noi, perché per noi il civico resta Gianni Indino, resta Lucio Paesani, e noi ci staremo solo se il centrodestra convergerà su un diciamo nome tutto unito. Diciamo che Gennaro Mauro, anche della Lega, proprio esatto, su era intervenuto dicendo che quello era il candidato di Lega e Civici, quindi insomma già lì esatto, si intendeva questa possibilità di convergenza. Tra l'altro c'è stata anche un'uscita venerdì da parte della Lega, ma in realtà in una nota firmata dalla coordinatrice provinciale, l'onorevole Raffaelli, e dal consigliere comunale Zoccarato, non da altri, quindi manca ad esempio, qualcuno ha fatto notare, il nome del coordinatore comunale della stessa Lega e degli altri consiglieri comunali. Sappiamo che Pecci si era invece detto molto contrario alla candidatura certo, di Ceccarelli, visto come nome politico e non civico, quindi anche all'interno del Carroccio non c'è, sembra almeno dalle note ufficiali arrivate, questa visione d'assieme. Anche perché, Andrea, diciamo questo, che venerdì, sempre venerdì, il senatore Barboni ha detto anche è importante ragionare in una logica più comprensiva. Perché? Perché le elezioni ci sono a Rimini, ma l'anno prossimo ci saranno anche a Riccione, esatto, ad esempio, un'altra piazza sicuramente importante per il centrodestra, visto anche l'esperienza civica, ma sostenuta dal centrodestra del sindaco Tosi. Quindi immagino anche che alcune scelte possano essere fatte in virtù di questo. Spesso anche su Rimini, l'abbiamo letto noi anche venerdì, si fa il nome dell'onorevole Raffaelli, che però ha un ruolo di tutto rispetto non solo a livello nazionale ma anche nell'amministrazione riccionese, e quindi immagino che nelle parole di Barboni si voglia dire anche questo, cioè non ragioniamo solo su Rimini, dove sono mesi che stiamo pensando ad un candidato e ancora non siamo arrivati a convergenza, pensiamo anche alle altre realtà, dicendo, secondo me mandando un messaggio chiaro anche al sindaco Tosi, dove sì, ci sarà la forza dei civici, perché chiaramente l'amministrazione è nata in questo modo, però con il sostegno di tante forze politiche di centrodestra, per cui inevitabilmente quando si dovrà ragionare sulla scelta del candidato, per chi sarà, insomma, chi seguirà, chi darà anche insomma continuità al lavoro del sindaco attuale, della sua amministrazione come candidato, dovrà essere messo al vaglio anche dei sostenitori. Io ho letto questo sinceramente, sì, nelle parole di Barboni, anche perché c'è forse tra le righe anche una richiesta di uscire allo scoperto, cioè nel senso, noi sappiamo che il sindaco Tosi è stato eletto come civico però come un civico di centrodestra, forse anche la richiesta di prendere posizione all'interno di una delle compagini. Non è detto che lo voglia fare. Non è detto che lo voglia fare, però ovviamente abbiamo visto come nelle scelte pesano di più le posizioni di partito, dove ci sono delle distribuzioni di forza legate anche alle percentuali che il partito ha a livello nazionale. È ovvio che una realtà che arriva da un governo civico, il civico potrà dire la sua, però probabilmente sarà una sua a livello anche di posizione
meno forte rispetto al pari delle altre, per cui insomma non meno sarà... forte rispetto a una Lega che ha il 20 o a un Fratelli d'Italia che ha il 20% a livello nazionale o a un Forza Italia che adesso non so se 6, 7, 8 quel che è ovvio che quando poi vai a gestire le forze di una coalizione lo fai sulla base di percentuali che hai a livello nazionale, quindi questa è un po' infatti la richiesta che noi avevamo letto tra le righe del senatore Barboni, insomma, di non pensare solo a Rimini ma pensare in un modo un poco più ampio. Sinceramente resta ancora da vagliare, Andrea, perché da lì invece non si dice tanto che cosa farà il Movimento 5 Stelle, cioè o meglio ha già la sua squadra con cui si presenterà come lista alle prossime elezioni amministrative. È stata presentata Celina Marsetti come candidata del Montecolombo, non so come si dica perché c'è l'SH, glielo chiederemo quando avremo modo. È stata presentata nei giorni scorsi a Montescudo Montecolombo come candidata a sindaco, tra l'altro approfittando della visita di un esponente nazionale del movimento, esponenti che erano per quanto riguarda gli eletti del nostro cioè del territorio emiliano-romagnolo presenti anche al banchetto in piazza di sabato. Allora il Movimento 5 Stelle non dice nulla su un suo candidato, no, al momento. Il Movimento 5 Stelle finora la posizione è: a noi interessano i programmi, una volta definiti i programmi se ci saranno convergenze con qualcuno anche sulla base dei nostri programmi, bene, ne possiamo parlare, altrimenti definiti i programmi noi decideremo il candidato, perché ricordiamo che le elezioni sono a ottobre, ancora non c'è neanche una data precisa. Esatto, proprio così, per cui a mio avviso molto dipenderà da quali saranno le scelte del centro-sinistra, decisamente. Assolutamente. Da chi emergerà da questa querela interna, ecco, il nome che uscirà, insomma, potrebbe sconvincere o fermo meno, restando che c'è la situazione di Cattolica che va sempre tenuta in considerazione e il fatto che una scelta su Rimini non deve, immagino dal punto di vista del movimento, compromettere una situazione a Cattolica dove comunque il movimento ha un sindaco uscente, sì, certo. E quindi si gioca una buona chance anche di rielezione, perché insomma di solito è così quando ci si ripropone dopo 5 anni, chiunque sia, e diciamo che non... poter mettere a rischio una rielezione andando a fare una scelta che magari su Rimini non sarebbe compresa. Potrebbe. Guarda, io credo che sia tutto da giocarsi nei confini del proprio territorio comunale quando si va a campagna. No, ma non nelle scelte, quando si va a campagna elettorale, perché poi devi convincere in quel caso i cattolichiri o dovrai convincere i riminesi. Sì, si tratta però di come convincere. Tu sai che in campagna elettorale ci sono i grandi appuntamenti che probabilmente vedremo tra la fine di settembre e i primi di ottobre, dove vai a chiamare i leader a livello nazionale. E dopo bisogna capire quindi, se chiami Conte, se chiami Grillo, se chiami qualcun altro. A prescindere chi chiami, ovviamente gira i comuni che vanno al voto in quel territorio, e quindi devi spiegare bene che se vanno a parlare certo, a Cattolica parlano certo. di una realtà e devi dire cose critiche anche nei confronti del Partito Democratico. Se vai a Rimini e sei in una coalizione col Partito Democratico, quell'esponente dovrà avere un atteggiamento però diverso. Però è anche vero che non è l'unica situazione la nostra che è così. Mi hanno raccontato esponenti anche del partito che sono altre le situazioni in Italia dove ci sono queste particolarità, insomma. D'altra parte veniamo anche da anni a livello di coalizioni nazionali molto diverse, in colori diversi, e quindi ci sta anche che si possano creare poi sui territori convergenze o divergenze molto molto evidenti. Solo una notizia sul Movimento 5 Stelle che magari possiamo aggiungere, che l'organizzazione oggi pomeriggio o stasera, insomma, guardavo l'orario, all'Hotel Corallo, comunque ci sarà questo incontro sulle discoteche in Italia, diciamo diversi rappresentanti del Movimento 5 Stelle, senatori e parlamentari locali ma anche di fuori incontreranno, però cioè nel senso che non sono del luogo, non che li lasciano di fuori, no di fuori, cioè nel senso fuori della provincia, che incontreranno proprio gli imprenditori del settore, perché dicono dobbiamo trovare una soluzione sicura per la riapertura. Che cosa voglio dire? Non si sa bene, per cui magari attenderemo di capire che cosa è emerso dall'incontro. Dove andiamo? Andiamo a parlare dello spot presentato venerdì scorso. Ma se vuoi, perché no? Un inno alla leggerezza. Bello, mi piace questo spot, molto leggero in effetti. 30 secondi, tra l'altro la prima messa in onda durante la partita vittoriosa dell'Italia di sabato scorso, per raccontare appunto il nostro territorio, per rilanciarlo dal punto di vista turistico. Il claim: Romagna, finalmente un sorriso. Ci sta d'accordo? Ma assolutamente. Ok, allora il servizio con le voci, credo che forse siano solo voci, quelle di Emanuele Burioni, direttore dell'APT Servizi Emilia Romagna, e di Andrea Gnassi, presidente in questo caso di Visit Romagna. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.
notte, anzi leggerissima. Presentiamo questa campagna di comunicazione per l'estate della Riviera che va un po' a completamento di tutte le azioni già programmate. Per noi è un giorno importante, iniziamo questo spot molto, per così dire, per noi nuovo, caratteristico della Riviera. Dalla metà aprile siamo riusciti ad arrivare a metà luglio con campagne televisive in Italia adesso e soprattutto anche in Germania, perché sono già ormai diversi mesi che siamo presenti. In questo momento è importante dare un segnale forte sia al mercato naturalmente italiano, che comunque sta rispondendo molto bene perché le prenotazioni per luglio ed agosto sono veramente importanti, ma noi dobbiamo dare continuità anche sul settembre ed ottobre, che saranno caratterizzati da un'importantissima programmazione di eventi sportivi. Tornare a vivere uscendo da questa cappa buia nella quale siamo stati del Covid, dove le nostre vite sono state spezzate, il lavoro affaticato, le imprese purtroppo molte sono anche state ferite, e adesso bisogna riprendersi la vita. E la testimonial di questo spot è la Romagna. Non abbiamo bisogno di qualcuno che dica che noi siamo così o cos'ha. Parliamo col cuore, con quello che siamo. E lo spot è costruito su un messaggio che vogliamo dare, quello di sgonfiare come uno spillo, un pallone di aria compressa, sgonfiare la tensione del buio che abbiamo accumulato. Lo spot va in onda dalle 13 su tutte le piattaforme social e domani la grande botta, esordiamo proprio per durante gli europei in Italia-Austria, quindi ci saranno 13 milioni di italiani che finalmente, guardando la Romagna, potranno sorridere. Romagna, finalmente un sorriso. Finalmente un sorriso. Però guardando i dati della qualità della vita non è che c'è tanto da sorridere. Allora . Intanto chiaramente il servizio era di venerdì, quindi l'Italia ha già giocato, ha già vinto. Giocherà venerdì contro il Belgio di Lukaku, che ha vinto ieri sera contro il Portogallo 1-0 e ha mandato a casa Cristiano Ronaldo. Esatto. Era un po' Inter-Juve, qualcuno l'ha definito, e purtroppo la Juve questa volta non ce l'ha fatta. Quindi Cagliari è prima sul contesto di vita per i bambini. Ravenna per i giovani e Trento per gli over 65. Ah, quindi noi siamo tra i giovani? Direi di sì. Cioè, riconsideriamo, siamo tra i giovani? Però siamo un po' tanta. La fascia, qual è la fascia giovani? Non trovo adesso, allora. No, non c'è scritto adesso. Non c'è scritto. Quindi tutti gli under 65 vengono considerati dalla Sole 24 Ore dei giovani? Oppure certo. Non c'è proprio la fascia adulta, metà di mezzo. La saltano. Non facciamo media. Molto bene. Allora, intanto io vi direi... Ricordare? Tu invita al sondaggio. A votare il sondaggio, così tu cerchi qualche altro dettaglio. Noi abbiamo questo sondaggio in corso, pregevole, lanciato così lanciato da alcune dichiarazioni che sono questa mattina apparse sulla stampa, su chi deve giustamente avere il primo posto quando arriva in spiaggia, quindi se devono essere i turisti, quindi per avere lettino ed ombrellone, i residenti oppure i turisti, ma solo se facoltosi. Potete rispondere a questo importante sondaggio. Gabriele ci scrive: chi prima arriva meglio alloggia, e viste le grandi code che si possono trovare sulle statali e sulle autostrade, forse magari i residenti nel fine settimana hanno più possibilità di accaparrarsi il lettino, soprattutto dei vacanzieri del fine settimana. Quindi non trovo il dettaglio delle singole classifiche, perché mette solo prime tre, ultime tre nelle pagine che ci hanno inviato, però ricordiamo che classifica sulla qualità della vita con questa scomposizione: bambini, giovani e over 65. Allora scomponiamo: bambini, in vetta c'è Cagliari, poi Udine, Oristano, questi sono i primi tre posti. Per quanto riguarda la prima, Emiliano Romagnola e Ferrara, che è sesta, poi c'è Ravenna che è ottava. Per trovare Rimini bisogna scendere alla posizione numero 91, ultima dell'Emilia Romagna in questa classifica, qualità della vita dei bambini. Ma ci dicono i criteri con Ci sono 12 indicatori, ecco, 12 indicatori: tasso di fecondità, scuole accessibili, pediatri, edifici scolastici dotati di palestra o piscina, giardini scolastici, posti disponibili in asili nido, retta media mensile degli asili, verde attrezzato, spazio abitativo, indice sport e bambini, studenti per classe, delitti denunciati a danno di minori.
Questi sono i 12 indicatori presi in esame. Non abbiamo la classifica di Rimini su questi, su ognuno di questi 12 al momento, e poi magari riusciamo, guardate il nostro sito e riusciremo a darvi molti più dettagli. Giovani, l'Emilia Romagna vince su sport, concerti e affitti. Ad esempio, prima c'è Ravenna, seconda Ferrara, terza Forlì-Cesena, quindi un podio tutto emiliano-romagnolo nella classifica dei giovani, con appunto Bologna che è ottava, Parma che è sesta, Piacenza che è quinta. Cioè praticamente c'è tutta l'Emilia-Romagna nei primi 10. Esatto. E Rimini? Per Rimini dobbiamo scendere al posto numero 97. Cioè 91esimi, 97esimi. E qua si tiene conto di laureati e altri titoli terziari. Quoziente di nuzialità. Quoziente di intelligenza. Tasso di disoccupazione, no, perché noi non abbiamo abbassato, ma esatto. Siamo poi. Tasso di disoccupazione giovanile, età media al parto, saldo migratorio totale, aree sportive all'aperto, bar e discoteche in rapporto alla popolazione giovane, non ci siamo neanche qui. Imprenditorialità giovanile, e canoni medi di locazione, concerti, niente, gap affitti centro e periferia, amministratori comunali con meno di 40 anni. Questo mi è, lascia, questa è la classifica. Anche leggendo gli indicatori mi pare strano che siamo laggiù in fondo. Vabbè, comunque andiamo avanti. Over 65. Sì. Lì ci potremmo rifare. No. Infatti in parte ci rifacciamo perché saliamo a metà classifica. Ricordiamo che sono 107 le province prese in esame in Italia. Rimini è 67esima. Insomma. In questo caso prima è Trento, seconda Ravenna, terza Bolzano, cioè, poi abbiamo Aosta, Bologna, Parma, Sondrio, Roma, Ancona e Milano. Forlì-Cesena è 17esima, quindi diciamo che delle romagnole spicca in negativo proprio Rimini. In questo caso gli indicatori presi in esame sono la speranza di vita a 65 anni, la spesa enti pubblici locali per il trasporto disabili e anziani, la spesa enti pubblici locali per l'assistenza domiciliare, l'importo medio delle pensioni di vecchiaia, qua sappiamo che abbassiamo di parecchio avendo una delle più basse, pensioni di basso importo, infermieri, biblioteche, geriatri, orti urbani, consumo di farmaci per malattie croniche. Sì. Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso, esposti presentati in materia di inquinamento acustico. Questi sono gli indicatori, vedremo poi quelli che ci portano verso il basso. Esatto, e soprattutto magari qualche dichiarazione per capire che cosa è successo. Cioè Rimini non ha presentato i dati, secondo me. Cioè ci sa, non si sono presentati, no, sono non, non si è presentata al bando. Non lo so. È un bando. Lo so, mi sembra un po' così strano. Vabbè, comunque aspettiamo chi se ne intende, che magari ci aiuterà a comprendere questi dati. Secondo sì. Te? Non lo so, a comprendere. Lo so, qualche dichiarazione ci sarà, non lo so. Andiamo, abbiamo un ospite? Ma fra un po', sì. Fra un po', allora non so di cosa vuoi parlare. Io voglio andare a Cattolica. Vuoi andare a Cattolica? Posso andare a mia Cattolica? Cattolica ho il servizio sindaco... di sabato, quello con Roberto Saviano. Ho chiesto al sindaco se mi fa... Cosa? Cittadino onorario, dopo questa settimana, non è vero, non ho neanche chiesto, ma mi sono contentissima di essere riccionese io. Comunque, si è concluso ieri il 48esimo premio Gran Giallo Città di Cattolica, il MISFEST 2021, ieri sera è stato proiettato al Parco della Pace La Donna della Domenica di Comencini, il film del 1975. Guarda quello, il messaggio che sta arrivando. No. Quello del giorno seguente, quello esatto, del servizio di sabato. Andati in onda sabato nel telegiornale. Anche se anche quello è molto bello. Comunque, prendiamo quello anche che quello, ha preso, prendiamo tutto. Che possiamo prendere tutto. Però perché... intanto mettiamo quello. Allora, praticamente una serie di serate molto belle, anche molto diverse nello stile, perché sabato sera c'è stata la premiazione. Tra l'altro ha vinto questo racconto molto, molto denso, molto duro. Però il vincitore purtroppo non c'era perché è malato di Covid, per cui povero, si è preso il premio a distanza, si è anche emozionato perché chiaramente era rimasta tutta la suspense di chi fosse il vincitore di questo 48esimo premio. Insomma, si è preso l'abbraccio di Cattolica da lontano. Ti volevo dire che noi non c'entriamo nella classifica del Sole 24 Ore. Non ci hanno proprio preso in considerazione. 0-10 anni, sì, 18-35 e over 65. Quando avevo detto gli indicatori ho immaginato che non fossimo proprio presi in considerazione la nostra fascia. E, per cui dicevamo, serate molto diverse, si sono indagati i misteri di Dante, si sono indagati i misteri di una città nascosta e profondata al largo di Cattolica, e poi i problemi della giustizia, della mala giustizia, ma anche i problemi legati alla demagogia, al gossip, alla violenza verbale che
sta insultando la nostra intelligenza, diciamo così, per poi arrivare alla serata molto divertente con Paolo Cevoli per indagare i misteri di come la nostra terra sia diventata una grande meta capitale turistica. Quella sì, lì siamo primi sicuramente in quella graduatoria lì. E bene, allora noi appunto venerdì sera partiamo proprio da quello, abbiamo avuto come ospite al Mistfest, dico abbiamo visto che comunque mi hanno coinvolto in questa bella organizzazione, Roberto Saviano, che ha parlato proprio del suo ultimo libro che si intitola Gridalo, ma c'era anche la premiazione del terzo premio Andrea G. Pinkez, che è stata data alla Scugnizzeria, che è questa libreria di Scampia, ed è stato premiato Rosario Esposito La Rossa, che è lo spacciatore di libri. Allora andiamo a rigoderci un po' questa serata. Che cosa dobbiamo gridare, Roberto? Che grido hai messo dentro questo tuo ultimo lavoro? In questa infamissima epoca, la possibilità di non rassegnarsi a pensare sia tutto una schifezza, che sia ormai tutto troppo compromesso. In realtà, dopo un primo sguardo, è più che legittimo pensare di non potercela fare, di essere scoraggiati. Vince sempre il peggiore, la competizione è l'unica regola. Qui invece in Gridalo ho cercato di dire, diciamo, al te lettore che non ti piace campare più così, ecco, forse c'è una strada, e gridala, non tenerla dentro, e prova a tirar fuori il mondo che vuoi creare. È la trasformazione del mondo, dannazione. Non è possibile che noi ci immaginiamo più facile conquistare Marte che cambiare le regole economiche di questo pianeta. Ma com'è possibile che non siamo in grado di immaginarci un'altra possibilità di vivere che non sia solo profitto, competizione, guerra di tutti con tutti, sfogo sui social costruendoci delle vite parallele inesistenti, che ci sia la possibilità di urlare che questo mondo non mi sta bene, e la possibilità di gridare che in realtà è possibile trasformarlo. Abbiamo vissuto un momento tragico per tutti. Tutti ci dicono, magistrati compresi, che questo sarà il tempo in cui la malavita, se potrà, farà incetta di tutto il possibile. Ecco, come la vedi? Ci sono degli anticorpi possibili? Sì, ci sarebbero. Accadrà che ce ne accorgeremo quando vedremo i loro risultati. Comprare tutte le aziende in crisi, infiltrare gli hotel in difficoltà, quello che stanno facendo ora. Ecco, era come quando si chiedeva di mettere le porte blindate alla posizione dei piloti negli aerei. Dicevano, ma perché? Basta tenerle chiuse. Poi ci fu l'11 settembre, ma prima nessuno badava a chi proponeva quella blindatura. Ecco, uguale adesso. Ne stiamo raccontando, ma fin quando non ne vedremo gli effetti sembrerà un'esagerazione. La Scugnizzeria è tutto quello che io non avevo quando ero adolescente. Per comprare un libro bisognava emigrare, bisognava fare 10 km, 8 fermate della metropolitana. Oggi invece i ragazzi possono comprare un libro sotto casa. Abbiamo aperto la prima piazza di spaccio di libri, dove si spacciano dosi di letteratura stupefacente, editoria Terrona made in Scampia. Sembrava impossibile, ci dicevano che avremmo chiuso dopo poche settimane, invece noi per dispetto allarghiamo gli spazi in periodo di Covid. Quindi è un progetto veramente bello, dove ospitiamo non i Pinocchio ma i Lucignolo, e ci teniamo tanto a continuare a crescere. Queste le voci raccolte nella giornata di sabato. È serata di venerdì, sì, esatto. Sì, e la serata è quella di venerdì, sabato, esatto. La serata è quella di venerdì. Torniamo quindi invece a raccontarvi che cosa è successo la sera prima. Semplicemente perché abbiamo questi servizi realizzati mirabilmente dal nostro Diego Zicchetti, lo devo dire. Quindi, insomma, lo ringraziamo anche per questo bel montaggio. Giovedì sera ospiti del Mistfest, diciamo tutt'altri temi, perché appunto si è parlato di conca, città profondate, e soprattutto c'è stato un fantastico Paolo Cevoli. Michele, archeologo ed archeologo subacqueo. La tua è una storia, una passione, una scienza che però diventa anche una narrazione. Raccontaci un po' la magia di queste tue scoperte. Si tratta un po' di raccontare quello che c'è sul fondo del mare, quello che non tutti possono vedere e che però è, diciamo, ricco di dati, di storie, di elementi bellissimi. Sono poi di fatto la nostra storia. Una volta arrivati al largo, il comandante con grande enfasi gettava l'ancora, che l'acqua arrivava qua, non è che... E lì veniva servito un rinfresco.
Per cui il viaggio era un'avventura musicale e enogastronomica, perché c'era vino e pesce fritto. Oh, i tedeschi impazzivo. Il vino era il moscato di San Marino. Allora, a San Marino non c'è un grappolo d'uva neanche alla Conad. Altro mistero da chiarire. Occupandomi di archeologia subacquea, sono attratto dai misteri. Questo mistero in particolare, che era il mistero di questa città sommersa al largo di Cattolica, misteriosissima al punto da non esistere, beh, questo è un mistero che ci ha permesso di, insomma, di sorridere, anche di riflettere sul perché una città possa sentire il bisogno di creare una sua antenata leggendaria. Quando io sono andato a Zeli, ridevano: Cevoli, parli senza dire un cazzo, ma da chi hai preso? Mio babbo. Io confronto lui, sono introverso, è uno che non ha mai finito un discorso nella sua vita, mai. Noi abbiamo delle cose qua che non... c'è dei tesori, addirittura dei tesori subacquei, tesori nascosti, e quindi andremo alla scoperta di questo. La Romagna è piena di misteri, cioè i misteri, ma tu pensa solo il mistero del perché noi romagnoli siamo così sburoni. Perché? Il patacca è quello che muove il mondo, perché sono le patacca. Quante patacate abbiamo fatto noi qui in Romagna? E l'ignorantessa, che non è l'ignoranza, ma è la temerarietà. Se tu facessi i conti, tu certe cose non le faresti. Invece l'ignorantessa è quella cosa che ti fa buttare i maroni oltre una siepe. Chi se ne frega? Sperando che non ce l'ortica. Ma poi adesso è i 700 anni di Dante. Paolo e Francesco, un mistero. Manca la location. Dicono Gradara, Gradara, boh, qualcuno adesso comincia a dire Rimini. Perché Cattolica non organizza qualcosa? Ce li hanno massati qui, fai. Sindaco, tutto io devo fare. Mariano, dov'è che? E questa ipotesi di Cevoli ci sta. Assolutamente, secondo me ci stanno già lavorando, eh? Cioè veramente a ho spostare visto la location. Sì, sì, ho visto il sindaco particolarmente coinvolto in questa era ipotesi. Già al telefono, era già al telefono, era lì con il sindaco di Gradara, con quello di Rimini, per mettersi d'accordo per il MISFEST 2022. Comunque, insomma, è arrivata la fine di questo MISFEST, per cui, insomma, io volevo darvi anche il nome che prima non ricordava a memoria, quindi lo vado ma è a cercare. L'età che avanza. Esatto, lo vado subito a cercare, perché se lo merita di essere ricordato. Adesso, se trovo la pagina, no, ma forse... con calma, tanto non c'è mica fretta. C'hai fretta tu? Io ho niente da fare. Eccolo qua, ecco. Lui si chiama Alessandro Di Domizio e il titolo del suo racconto, che ha vinto la 48esima edizione del premio, è Fine pena mai, ambientato in un carcere. Lui tra l'altro lavora in un carcere, quindi insomma era molto emozionato. Restiamo in tema di libri però adesso. Restiamo in tema di libri, restiamo in tema di persone insomma che hanno grande successo a differenza nostra. Vabbè, lui noi possiamo dire noi che... siamo qua per fare il termine di paragone, no? Bisogna sempre mettere a confronto, sono d'accordo. Diciamo che lui è anche un po' un nostro amico, perché ricordiamo che per i 40 anni di Radio Icaro ci ha fatto arrivare i suoi auguri, ne siamo molto molto felici. È in vacanza in questi giorni in Romagna e quindi noi approfittiamo della sua vicinanza per presentare Blister di Sapienza, gli avamposti della cultura. Scriverlo, elaborarlo e a fare ringraziamenti anche a persone del luogo è la Iena Andrea Gresti. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Innanzitutto grazie di questa telefonata estremamente gradita e piacevole. Per noi soprattutto. Andrea, allora raccontaci un po' questo blister, no? Perché sì, sai, perché io vedo che c'è scritto un libro scritto senza conservanti, senza olio di palma, che è importante dirlo, periodo, sì. E senza ghostwriter, tra l'altro. È scritto tutto tu? Allora, il mio secondo libro, Blister di Sapienza, che arriva successivamente sembra il giorno dopo, in realtà dopo 8 anni da opercoli di saggezza, o quantomeno presunta tale, sono due libri che ho scritto in collaborazione, con la collaborazione collaterale di Mauro Ravagli, che è uno dei miei più grandi amici. Abbiamo avuto nel 2010 un'intuizione di provare a scrivere, a mettere nero su bianco una serie di cose che noi dicevamo mentre si parlava, fondamentalmente, e da lì la cosa cominciò a diventare divertente e cominciamo a fare degli intellectual cooking. Cosa sono gli intellectual cooking? Cioè, sembra non si cucinasse, si andava in un ristorante, si passava la serata a chiacchierare e alla fine della serata avevamo prodotto qualche riflessione interessante, che poi sono aforismi fondamentalmente, no? E quindi nel 2013 è uscito Opercoli di Saggezza e nel 2021
il suo sequel, che è Blister di Sapienza. È un libro che io e Mauro Ravagli abbiamo scritto, dove c'è un 70% mio, un 30% di Mauro, perché poi io ho lavorato sull'impaginazione, insomma su tutta la narrazione e quant'altro. Sono aforismi originali, tutti aforismi originali, di vari argomenti più disparati, veramente sono riflessioni larghe su una serie di argomenti. Io ogni tanto che parlo con voi mi distraggo, perché c'è Spadino Berardi, che voi conoscete, sì, certo, che dovrebbe controllare i tuoi figli, esatto, e invece lì che piglia me, capito? Ecco, non c'è da fidarsi, non c'è da fidarsi. Anche perché ricordiamo, Andrea, tu hai voluto citare il tuo amico Claudio Spadino, che è anche un nostro amico, nel libro c'è proprio scritto: un saluto va all'amico Claudio Spadino Berardi, che al libro non ha portato nessun tipo di contributo, quindi mi sembra opportuno informare tutti i lettori. Era giusto chiarire, insomma. Era giusto chiarire che se c'è qualcosa di bello, Spadino non ci ha messo le mani. Questo volevo dire. Volevi proprio metterlo nero su bianco. Comunque sei passato dalla saggezza del libro precedente alla sapienza, quindi è un passo avanti. Ancora di più. Ma sì, perché quando mi misi a scrivere il primo libro, mi venne subito in mente la trilogia. Non so perché io non avevo all'epoca mai scritto niente. Io mi sono sempre occupato di musica. Ho sempre scritto dischi, fatto dischi sia per me che per altri. O scrivendo le musiche o scrivendo i testi, per me invece scrivo praticamente tutto, e poi mi fu richiesto da una casa editrice, che non voglio fare il nome, di scrivere un libro, al che io risposi a questa casa editrice: sì, io sono abbastanza abile nell'occuparmi di saggistica. E la risposta fu: ma la saggistica non funziona, non va, non va di moda. Ma io non so scrivere un romanzo, non mi appartiene questo tipo di scrittura, non ne sono capace e soprattutto non mi piace, non la leggerei, per cui figuriamoci se mi metto a scrivere per qualcun altro. Ma a noi ci interesserebbe un tuo libro. Ho capito, ma che scrivo? Raccontaci la tua storia. E perché a qualcuno dovrebbe interessare la mia storia, visto che per fortuna sono ancora vivo? Ora, è giusto, no? È vero. Sì. Considerazione. E quindi io mi misi a scrivere lo stesso questo libro, e poi sono uscito in totale autonomia con un'etichetta del mondo discografico indipendente, si dice così, indipendente più piccolo, sì, che è Masso delle Fate di Firenze. Io sono di Pistoia, per cui ho trovato grande collaborazione con loro, e quindi niente, sono uscito con il primo libro, è andato benissimo, ma contro tutte le non voglio dire le aspettative, non avendo mai fatto niente, per me era tutto nuovo. Se avessi venduto 5 dischi era già una gloria, nel senso che era la prima volta che lo facevo. E anche Blister di Sapienza sta andando molto bene, sono molto felice. Ma giusto per darci qualche di questi aforismi che hai messo dentro il libro, non so se ce ne vuoi citare uno, semplicemente magari uno dei temi che ti ha appassionato di più. Allora partiamo dal presupposto che i libri si scrivono per non dimenticarci le cose. Cioè, invece che avere i post-it, tu hai messo tutto in un libro. Allora, e perché si scrivevano i libri anche in antichità? Per non dimenticarci le cose, come certo, si facevano a trasmettere. Ecco. Ora io il libro in questo momento io sotto mano non ce l'ho e non mi ricordo che c'ho scritto. Giustamente. Giusto. Quindi se volete ve lo anche comprate e andate a vedere cosa c'è scritto. L'ha messo lì, non è che adesso deve tenere a mente. No, giusto. Almeno i temi, no. Andrea, non so, magari no, qualche tema che ti ha incuriosito di più, allora, perché poi gli aforismi, ricordarsi la memoria, è dura in effetti. No, anche perché poi la bellezza dell'aforisma qual è? È il modo di scrittura. Se però io ti dico il senso, no, ma sì, lo dico con la formula grammaticale sbagliata. No, ma esatto. Se ci fai la prosa dell'aforisma viene una schifezza, per cui sono pienamente d'accordo. Però magari i temi, non so, l'hai scritto in un periodo particolare, hai utilizzato questo lungo tempo di chiusura, allora, che abbiamo avuto tutti. Allora, assolutamente sì, nel senso, mentre Opercoli di Saggezza è un libro che è un po' più spiritoso, se vogliamo, e poi ci sono dei momenti di riflessione un po' più alta, con un'amara ironia attraverso la quale si narrano, si trattano argomenti seri, però parlando anche con un sorriso amaro, che ti possa strappare un sorriso però riflessivo. E Blister di Sapienza invece fa 100 passi avanti, perché cosa succede tra Opercoli di Saggezza e Blister di Sapienza? Nel frattempo sono diventato babbo. Ah, bello. Di due gemelli. Gemelli? Sì, un maschio e una femmina, chiamati all'anagrafe Iron e Maiden, e poi per soprannome Luca e Carolina. Però così in momento io secondo me gli va meglio con il soprannome, dovrei dire, però vabbè. No, ma io volevo rendere omaggio a Tiberius per tutte le soddisfazioni che negli anni mi ha dato, che ti ha dato
Iron e Maiden. Per tutto fortuna questo, magari c'è la mamma che ha pensato bene che queste soddisfazioni non dovevano essere date, non lo so. Non lo so, io ipotizzo, però... No, assolutamente sì, c'hai ragione. E quindi diciamo c'è una maturazione, una consapevolezza diversa nella visione, nella lettura degli eventi della vita, e quindi Blister di Sapienza è molto più serioso. Ogni tanto ci sono dei momenti piacevoli, comunque sereni o leggeri, ma diciamo che il suo 80% è più, molto più riflessivo. Il papà che è in te, è il papà che è in te, l'uomo che ha maturato diventando padre. Sai, perché poi vedi le cose sotto altri aspetti, con punti certo. di vista diversi, con un'attenzione diversa, nel senso che la vedi il mondo attraverso le esperienze che fanno i tuoi figli, no? E poi pensi sempre che un giorno i tuoi figli ti leggeranno, e quindi uno ci pensa a questa cosa, cioè, forse è meglio. No, ma chiaramente sto scherzando. No, invece è proprio questo, perché mentre i dischi, quando faccio i dischi e vedo che le cose funzionano, che le persone me le richiedono, cantano le canzoni o mi mandano i video su YouTube, su Instagram, cantano le canzoni, mi fa piacere. I libri hanno, diciamo, una vita più lunga nel tempo, ma meno nell'immediato. Per cui ho sempre detto, magari un giorno ne saranno più lieti loro che di me, perché magari questi libri potranno dare soddisfazione ai figli, per poter dire il mio babbo ha scritto dei libri. Bello, secondo me sono soddisfazioni. Ebbene sì, Andrea, come stanno le vacanze? Come stanno andando le vacanze? So che sei in partenza in realtà con la famiglia, avete passato dei piacevoli giorni nonostante Spadino, oppure insomma? No, allora mettiamola così, allora la vacanza comincia domani. Ah, la vacanza inizia domani. Cioè, quindi qui eri qua. No, perché i bambini tornano a scuola, capito? Quindi io torno in vacanza. Ah, ecco, benissimo. Abbiamo capito perfettamente. Io questa settimana, insieme alla mamma di Iron e Maiden, si è lavorato H24 sette giorni. D'altra parte è quello. Dai, una settimana ogni tanto ci può stare. Poi dai, con l'aiuto della babysitter Claudio, direi che siete in una botte di ferro. Bene, ti lasciamo proprio per evitare che ai bambini succeda qualcosa in tua assenza. Noi in realtà salutiamo Claudio, che insomma è un grande amico di Tempo Reale, ci faceva piacere salutarlo a distanza perché invece fa grandi cose. E ti auguriamo buone vacanze da domani, insomma. Esatto, e soprattutto diciamo ai nostri ascoltatori, telespettatori, insomma, visto che c'è un po' di tempo d'estate anche per gustarsi dei buoni libri, Blister di Sapienza, gli avamposti della cultura di Andrea Gresti. Andrea, dove ti ritroveremo in autunno? Sarai in qualche trasmissione? Che fai? Autunno torneranno le Iene, per cui torni. Non so. Sì, torniamo. Torni a farci divertire. Ma me lo auguro, poi dipende sempre dagli argomenti che possiamo trattare e quant'altro. Però torneremo con le Iene su Italia 1, poi insomma ci sono in ballo altre cose. Nel frattempo sono in tournée con la band, per cui quest'anno per fortuna si torna a suonare, e mentre l'anno scorso causa Covid non abbiamo potuto fare niente, quindi questa sarà un'estate di presentazione del libro in giro per l'Italia con i firmacopie e quant'altro, e di concerti con la band. Tra l'altro l'11 di settembre sarò a suonare alla discoteca Biblos qui di Misano, per cui se volete venire siete miei ospiti a ballare e cantare insieme a noi. Perfetto. Non ti annoierai quest'estate, insomma. Noi siamo molto felici, Andrea, è stato un piacere averti qua, perché insomma da Pistoia sicuramente il tuo mare di riferimento potrebbe essere altro, diciamo così, hai scelto invece la nostra bella Romagna. Ma lo è sempre stato, perché io ho fatto 20 anni di vacanza a Bellaria, sono molto legato alla Riviera Romagnola, mi piace, ho un naso emotivo, lo scrivo anche nel libro, questo momento del mio naso emotivo. Io quando passo nelle vostre zone, soprattutto Bellaria, perché lì sono proprio cresciuto, io riconosco i profumi ancora più dei posti, e mi commuovo perché mi ricordano tante cose del passato, insomma grandi soddisfazioni. E io favorisco sempre la Romagna perché mi è sempre piaciuta un sacco. Pensa che la prima vacanza dei miei figli li ho portati a un anno nello stabilimento balneare dove io sono andato a un anno, nell'albergo dove io ci andai quando avevo un anno, più che altro una vacanza a Marcord per me più che loro.
però tutti gli anni favorisco sempre la Romagna, perché io sono molto legato a questo territorio, a questa terra, e mi fanno impazzire le persone che parlano con questo accento, cioè a me piace da morire, capito? E vabbè, questa è la bellezza degli incontri, la bellezza anche degli accenti che si mischiano. Grazie ad Andrea Gresti, possiamo dire amico ormai di Tempo Reale, della nostra emittente, a cui ha fatto anche recentemente gli auguri per il suo quarantennale. Buon tutto, buona estate, soprattutto anche buon lavoro e buoni progetti per l'avvenire. Grazie Andrea. Grazie. Salutaci Spadino. Salutaci Spadino. Blister di Sapienza a tutti. Spadino, digni ciao. Simona, sei così. Aspetta che faccio un video della chiusura. Fai video. Dove va questa intervista, Simona Mulattani? Dove vuoi che vada, Claudio? Ovunque. Sulla Rai, non lo so, dove vuoi farla andare questa intervista? Ciao Andrea, ciao Simona. Buona giornata, ciao. Fai il babysitter, va là che è meglio. Buona giornata. Ciao Andrea. E questi sono gli amici di Tempo Reale. Questa è la settimana bonus di Tempo Reale. Qua un bellissimo, po'. Bellissimo. Intanto io rilancio il nostro sondaggio prodigioso, prestigioso. Ombrelloni e lettini in spiaggia, primi turisti o i residenti? Se ci deve essere una scelta, perché i lettini sono pochi, è giusto privilegiare i turisti, i residenti o solo i turisti, ma solo se facoltosi? C'era poi la quarta ipotesi di Gabriele, che arriva prima meglio alloggia. Che io, in effetti, pensandoci, quasi mi sembra quasi poteva essere. E che noi li studiamo molto questi sondaggi e quindi alle volte sfugge qualcosa. Dopo non ci puoi andare SG a SGW a noi ci fa un baffo. Sì, cioè, noi siamo WSG, esatto. Abbiamo cambiato. Guarda, è una settimana così particolare. Ma noi intervistiamo Roberto Bonfantini per stasera o no? Perché fa calcio punto basket stasera, noi, sul intanto, futuro del attesa, Rimini. Noi decidiamo, no? Sì. In attesa di decidere, io questo è il momento quark. Ok. Sei un pronto? Corteggiamento dai metodi, no, poco ortodossi. Fantastico questo servizio. Che però rende la complessità del mondo animale. Lo sì. Staff dell'acquario di Cattolica rilancia le rare immagini dell'accoppiamento tra due esemplari di squali toro, ma anche l'allarme per la salvaguardia della specie. Del creato. Può sembrare cruento, in realtà per loro è la loro natura, il maschio morde la femmina e se la femmina accetta questo corteggiamento si predispone con il ventre verso l'alto e il dorso sul fondale. La femmina all'interno della propria pancia può tenere 20.000 uova, ma in realtà solo uno o due piccoli vengono partoriti. Questo perché? Perché all'interno della pancia avviene il cannibalismo intrauterino, ovvero il primo che nasce mangia le uova e i fratelli. Questo perché? Perché non esistono cure parentali e quindi una volta partorito il piccolo si è già difeso, si è già nutrito ed è pronto quindi a vivere una vita da solo. Il corteggiamento tra squali non è raro, è più raro trovarsi al momento giusto, al posto giusto. Purtroppo gli squali sono oggetto di caccia, una caccia spietata che prende il nome di finning, in cui vengono pescati e a cui vengono asportate le pinne perché considerate in alcuni paesi afrodisiache, messe all'interno di zuppe o di altri piatti. L'acquario di Cattolica è molto sensibile su questo argomento e tramite dei progetti fa della divulgazione che possono essere seguiti nel sito www.salvaunaspecie.it. Ma guarda che sguardo intenso. Ti ha colpito il cannibalismo intrauterino. Sì, 20.000 uova, poi uova. Poi uove. Gli uovi. Poi chi nasce per primo se mangia le uova e i fratellini. Ma è la legge della natura. È il nostro momento quark. Abbiamo lanciato un nuovo format del mattino. Esatto. Cioè, tu ne lanci talmente. Anche questo, secondo me, potrebbe essere carino. Guarda ti funzionerebbe. Io lancio format uno via l'altro. Questa uno via sera l'altro. Anzi, vi dico una cosa. Sì. Quando giovedì inizia? 8 luglio tenetevi liberi, vi diremo cosa accadrà da qui ai prossimi giorni. Save the date, perché sarà una grande prima serata questa sera, un'altra grande prima serata, ultimo appuntamento, non so quante numeri sono arrivate, ma adesso glielo chiediamo, ma tanti non so se le ha contate di calcio punto basket. Questa sera una bellissima trasmissione dedicata al futuro del Rimini ed effettivamente sarà bello capire che cosa sta preparando la squadra. Noi ne parliamo con il nostro grande esperto Roberto Bonfantini. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno Simona, buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci sta ascoltando da qualunque posto. Da qualunque posto. A che numero sei arrivato? 33, 34? Quante sono le puntate di quest'anno? 33esima stagionale. Sì, alla fine praticamente siamo riusciti fortunatamente a completare il campionato ed il ciclo di puntate di trasmissione di calcio.basket. Poi chiaramente in assoluto non abbiamo fatto come la domenica sportiva che ha contato tutte le singole puntate, però insomma iniziano a diventare, non ovviamente come quelle della domenica sportiva, ma un numero abbastanza rilevante tenuto conto che siamo in onda dal 2002, quindi insomma sicuramente abbiamo tagliato traguardi importanti. Decisamente, diciamo, decisamente. Allora Roberto, andiamo a questa sera perché hai voluto dedicare questa ultima puntata proprio al futuro del Rimini dopo che si è conclusa insomma anche dopo la fase dei playoff, non molto, proprio brillantemente, esatto. Beh certo, anche se poi ieri praticamente l'Aglianese ha vinto, ha superato 1-0 il Lentigione, tra l'altro il gol è stato di Ballardini al 19° di ripresa, Ballardini che aveva segnato anche contro il Rimini, quindi è stato protagonista di due gol, diciamo, non dico promozione perché si parla poi di ripescaggio oneroso, però comunque due gol importanti nei playoff per l'Aglianese, quindi insomma Rimini è vero che è uscito contro l'Aglianese, però l'Aglianese ha vinto i playoff. Quindi a dire che era un avversario tosto. Allora, diciamo che alla fine l'epilogo del campionato è stato, se vogliamo, quello giusto, nel senso che, cioè giusto a livello diciamo sportivo, nel senso che l'Aglianese ha dominato il campionato per diciamo una certa parte, il Fiorenzuola è uscito fuori alla grande e comunque ha completato questa rimonta alla penultima curva, ha superato l'Aglianese, si è tenuto il primo posto e ha potuto festeggiare la promozione, quindi insomma diciamo che Fiorenzuola e Aglianese erano sicuramente le due squadre che più si erano messe in luce, così come Lentigione è sempre stato praticamente terzo in classifica, quindi alla fine insomma è giusto che una delle due sia salita direttamente, in questo caso il Fiorenzuola, e l'altra abbia vinto i playoff con in finale Lentigione, diciamo che ha rispecchiato questo finale di campionato più o meno quello che può essere visto durante la regular season, quindi Aglianese che conquista un piazzamento per i possibili ripescaggi, cosa che invece il Rimini purtroppo non ha fatto, ma insomma siccome si sa la situazione del calcio italiano che è sempre in continua evoluzione, non si sa mai che non ci sia una possibilità per un ripescaggio oneroso anche da parte del Rimini. Io credo che la società questa sia una valutazione che stia facendo. Intanto la settimana scorsa sono arrivate due mancate conferme perché non verrà rinnovato l'accordo che in scadenza il 30 giugno con il responsabile del settore tecnico giovanile Ivano Bonetti, quindi ci sarà un nuovo responsabile del settore giovanile e poi non è stato confermato neanche il tecnico Alessandro Mastronicola, che quindi non sarà l'anno prossimo l'allenatore delle Tra l'altro leggevo Roberto che proprio oggi ci sono degli incontri, si sussurra con adesso non mi ricordo i nomi ma ce lo darai tu eventualmente o se è vero, così come invece leggevo questa mattina che pare sia in partenza anche Vutai. Vutai sicuramente è uno di quei giocatori che ha un buon mercato e tra l'altro nelle valutazioni del nuovo direttore sportivo delle Rimini Maniero non è detto insomma che sia un giocatore che per caratteristiche possa rientrare nel progetto tecnico della Rimini, perché Vutai si è dimostrato quest'anno con i suoi gol un ottimo bomber. Però diciamo solo nelle ultime giornate si è messo un po' più al servizio della squadra, quindi può darsi che Rimini viri verso un attaccante che faccia gol e che però sia più diciamo inserito nel contesto del gioco della squadra. Però è una delle cose che chiederemo questa sera sia al presidente Alfredo Rota sia al direttore sportivo Andrea Maniero, che saranno in collegamento con noi perché sono fuori Rimini, però ci hanno confermato la loro disponibilità a essere comunque presenti e quindi a rispondere a tutte le nostre domande per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda il nuovo staff tecnico, per quanto riguarda anche il futuro immediato societario, perché si parla tanto di possibili ingressi, di collaborazioni, quindi vedremo, faremo un po' il punto della situazione con loro e poi avremo ospite anche uno dei simboli giovani di questo Rimini, anche se non troppo utilizzato, il centrocampista Alessandro Pari, che sarà nostro ospite in studio. Quindi insomma una puntata un po' per
chiudere l'annata e soprattutto per proiettarci verso quella che sarà un'estate, speriamo non troppo calda, perché ne abbiamo avute fin troppe calde ultimamente. Comunque Roberto, possiamo dire che Rota, nonostante i risultati non eccellenti e non brillanti di questa stagione, è saldamente convinto di continuare l'avventura con il Rimini? Ah no, questo è sicuro, perché l'intenzione è quello, è quella comunque di tenere la società, eventualmente trovando dei partner, però comunque non certo di defilarsi. Bene. Adesso l'importante sarà, dopo quest'anno di apprendistato, che invece il Rimini parta con un anno, adesso non ci sono più scuse, quindi l'anno prossimo io mi aspetto che sia Serie C o come molto più probabilmente che sia Serie D, tra l'altro molto probabilmente nel girone insieme alle Umbre, quindi un altro giro, un girone nuovo ancora, però insomma che sia un Rimini che possa lottare al vertice, che possa poi centrare la promozione, perché da queste parti la D è sempre stata di passaggio, in questo caso invece purtroppo non è successo questo, quindi diciamo che dopo quest'anno d'apprendistato ci aspettiamo grandi cose che quest'anno obiettivamente parlando purtroppo non si sono viste. Allora Roberto, ti aspettiamo questa sera 20.35, 21.55 per tutti gli aggiornamenti che riguardano la Rimini societaria, diciamo così. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Però Simona, prima di chiudere volevo spendere solo una parola, anche perché abbiamo una società di volley maschile questa volta, sempre però di San Giovanni in Marignano, la Ventil System, che ha centrato la promozione in Serie B. Wow. Quindi insomma complimenti ai ragazzi della nuova Polisportiva. C'è la zona sud. San Giovanni è la nostra città del volley. Che bello. Diciamo, è Consolini è la nostra società del volley fondamentalmente, perché questa è la nuova Consolini, insomma, però è la Polisportiva, l'altra la Consolini Volley, quindi comunque diciamo che San Giovanni in Marignano sicuramente è quella che in questo momento a livello di volley ci porta più in alto. San Giovanni Docet, anche perché è bello che sia una squadra maschile, perché sappiamo che a livello amatoriale o comunque anche tra le va molto il volley tra le ragazze, un po' meno tra i ragazzi, soprattutto appunto quando si arriva all'adolescenza. Invece avere dei giovani giocatori che però sono in Serie B, quindi insomma faranno anche delle belle prestazioni, secondo me agevolerà anche l'arrivo di tanti maschi al volley giocato, e quindi insomma questo credo che sia una grande bella opportunità per tutto il territorio, perché appunto San Giovanni fa scuola ma poi riesce a creare una bella armonia anche tra con le altre società che lavorano magari con i ragazzini più giovani, e quindi potrà essere anche questa una bella occasione. Grazie Roberto, buona giornata, ti ritroviamo questa sera. Perfetto, perfetto. Volevo anche ricordare un altro appuntamento, tornando al calcio. Terza volta che ti saluto dopo. No, perché sarà una settimana importante per la Rimini del calciomercato, perché da mercoledì il calciomercato sarà il Grand Hotel di Rimini, quindi sarà una cosa diciamo importante. E tra l'altro voglio anche fare un invito a tutti quelli che ci stanno sentendo e che amano il calcio a visitare la mostra che ci sarà nel Parco Fellini, perché ci sarà una mostra sui colpi più importanti di calciomercato, quindi sicuramente sarà una mostra gustosa insomma per gli appassionati di calcio. Solo questo, adesso vi saluto. Sei sicuro di non avere nient'altro da aggiungere? Potrei trovare altre cose, ma mi fermo qua. Grazie. Molto bene, noi ringraziamo Roberto Bonfantino, chiaramente ci risentiremo insomma con tutti gli aggiornamenti anche che riguardano proprio questa serata della Rimini Calcio. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Ben, chiudiamola, no, chiudiamo qui? No. No, perché siccome tu prima hai fatto il momento quark, sì, io vorrei che tu fare? Procedessi nel momento quark, perché ti sei affezionato un po' ieri alla vicenda di un giovane capriolo. È vero. Il capriolo aviatore è stato definito questa mattina dal Corriere, per cui ti pregherei in chiusura di andare a recuperare questa notizia. Qual è? La vicenda è nota. No, la non vicenda è vero. Nota, la vicenda non è nota, ma sembra che un anno fa, in piena chiusura dello scalo aeroportuale, un giovane capriolo abbia trovato rifugio all'interno dello spazio dell'aeroporto Fellini. Finché voli non ce ne sono stati, nessun problema. Attualmente però la stagione anche aeroportuale è ripresa e la presenza di un capriolo può essere non rischiosa, è proprio così. Delle più semplici da gestire. Regolamenti vorrebbero che l'animale purtroppo venisse abbattuto. Ma dopo aver appreso la notizia, il presidente della provincia di Zero Santi ha detto no, anche perché la operazione sarebbe stata in capo proprio alla polizia provinciale su mandato della regione.
forte di questo suo no ed anche del sostegno delle associazioni animaliste, il presidente della provincia di Rimini, Ruggero Santi, ha di fatto bloccato questa operazione e si procederà ora in maniera diversa. Infatti, il capriolo sarà sedato e sì, sarà poi trasportato nella riserva che si trova nel nuovo comune della provincia di Rimini, Montecopiolo. Proprio grazie al sostegno a questa operazione data dal sindaco di Montecopiolo a seguito del post pubblicato da Ruggero Santi. E con questa notizia e con un capriolo salvato, cosa di Stefano Rossini, tu te lo mangi capriolo, cioè, te lo infatti, mangi Rossini con lo stufato, è lui un capriolo, è rosso come un peperone oggi. Ma è andato al mare, ma sa se che noi non volevamo deve andare. Dare una notizia bella, tu il capriolo non aspetti altro che fa lo stufato con le patate, dillo. Beh, dillo com'è, dillo, ecco, noi abbiamo salvato, chiedendo scusa a tutti gli animalisti a tutti l'indirizzo di Stefano Rossini esatto, per eventuali manifestazioni di protesta. Esatto, proprio così. Tra l'altro leggevo un post legato a questo che tu citavi del presidente Santi, che non so se fosse riferita a questo, ma richiamava anche il fatto del dialogo tra lui e la sua nipotina, che gli sì, ha detto: nonno, io visto, vorrei sì, che ci fosse una legge per evitare l'abbattimento degli animali. Non so se sia stato questo cuore de nonno, ma mi ci piace questa modalità alternativa che ha scelto il presidente per risolvere il problema. Se perché il può problema fare, c'è, perché esatto, non farlo? E quindi, tra l'altro, stamattina ci sono anche le dichiarazioni della Di Corbucci di Erimenon, che dice: noi abbiamo segnalato il problema perché effettivamente in fase esatto, di decollo ed atterraggio potrebbe ma essere non è un rischio. Non aspetta all'aeroporto definire le modalità. Quindi se per si trova un altro modo, dobbiamo capire se dobbiamo trovare un tipo bravo, un esperto che a distanza, perché sto capriolo, da quello che ho capito, non si fa trovare. C'è un mistero del capriolo. Beh, te ormai sei esperta di misteri. Esatto. Sono le 10:35, noi non abbiamo da lasciare la linea fino a nessuno. Mezzogiorno. Vabbè, possiamo stare qui anche fino a mezzogiorno, ma Rossini è venuto su per prendere il caffè allora, con te. Stefano Rossini, tra poco gli togliamo la camicia e gli abbrustoliamo sopra delle uova, perché guarda, ha un colore guarda, veramente le donne inquietante. Di tutto. Adesso lui si sta slacciando la camicia. Wow, eccolo. Oh mamma. No, ma è veramente rosso, è rossissimo. Al di là, insomma. Ma la cremina solare no. No. Però ha approfittato per far vedere i muscoli. Che ancora li stiamo cercando, guardando sei bene già perché vestito praticamente. Sì, perché lì non è che saltano bene, proprio agli occhi. Alle 10:35 noi andiamo a salutarvi domani sì, nella settimana domani, decisiva. Domani noi comunque resta una settimana bonus di Tempo Reale, quindi voi sintonizzatevi. Cercateci. Noi più o meno arriviamo. Cosa è successo? Non lo so. Munavetta, entra in voce. Il sondaggio. Io sono uscito dal nostro prestigioso sondaggio. Qui aggiungiamo ricordalo mentre il io voto cerco di Stefano Rossini. Allora, il sondaggio è questo, Stefano: a sovraffollamento in spiaggia. Arrivano tot turisti, arrivano tot residenti e non ci sono più ombrelloni. Chi deve avere la precedenza? Cioè, se il bagnino si trova lì, un residente o un turista, gli rimane solo un ombrellone. A chi dà la precedenza? Ai turisti, ai residenti, ai turisti solo se facoltosi e quindi sono disponibili a spendere di più? Vai Andrea con la risposta definitiva. Risposta numero uno, turisti, ha trovato il sostegno del 27% del 2.400.000 persone che hanno votato. 55% residenti. Il 18%, solo il 18% hanno detto turisti facoltosi, perché molti dicono: ma no, li ospitiamo noi e ci prendiamo noi i soldi. Esatto, gli portiamo noi la branda al mare. Esatto. Molto bene. Gliela mettiamo anche in un parco se pagano. Questo è il risultato del nostro sondaggio di oggi. Avranno tutti questo spessore i sondaggi della certo, settimana. Alle 10:37 noi arriviamo ai saluti. Perché noi siamo persone di spessore. Di spessore, soprattutto spesso, e ci ritroviamo domani mattina con Tempo Reale dalle 9 circa. Tempo Reale bonus. Bonus. Tempo reale. Tempo reale.